Buonasera a tutti, bentrovati al nostro TG regionale. Apriamo con una notizia che è arrivata in redazione in questo momento. Scattato l'allarme antincendio all'aeroporto di Peretola, dovuto probabilmente ad un hamburger bruciato nell'hamburgeria interna. Intorno alle 18:30 il terminal è stato temporaneamente evacuato e tutto si è risolto nel giro di 15 minuti. E continuiamo con la cronaca. Vende le figlie per le nozze, il valore dell'accordo è di 12.000 euro, il passaggio del denaro è stato filmato dalla polizia. Nei guai in provincia di Pisa è finito un bosniaco 45enne. Vediamo. 21 anni e venduta in sposa al cugino per 12.000 euro. Era il prezzo pattuito da un bosniaco di etnia Rom, 45 anni, arrestato per la prima volta in Italia applicando il nuovo codice rosso che prevede anche il reato di costrizione o induzione al matrimonio. Lo ha accertato la squadra mobile di Pisa che ha eseguito l'ordinanza di custodia cautelare. L'uomo, secondo quanto spiegato dal procuratore di Pisa, Alessandro Crini, avrebbe voluto vendere anche un'altra figlia di 19 anni ad un altro cugino. Si è riuscita ad avere un'apertura soltanto attraverso la denuncia, paradossalmente proprio del soggetto che poi verrà arrestato, che ha simulato fondamentalmente il sequestro di persona delle sue 3 figlie. Le due giovani promesse spose invece erano scappate con i loro fidanzati, mentre la figlia più piccola, 8 anni, era stata segregata nella roulotte dal padre. Riguardo al passaggio di denaro che è avvenuto tra il padre della promessa sposa e quello dell'aspirante marito, la polizia lo ha potuto filmare dopo aver rintracciato le due giovani e dopo che la più grande, di fronte alle insistenze e ai ricatti del padre, ha ceduto ed è tornata al campo. È stata in quell'occasione che il genitore ha organizzato una festa e una sorta di rituale filmato dagli investigatori durante il quale è stata documentata la cessione della figlia. L'altra figlia, 19enne, invece si trova nel nord Italia e convive con il fidanzato. Le ragazze ci hanno riferito un vero e proprio sottobosco di maltrattamenti, fatto di calci, pugni, insulti, tagli di capelli punitivi e di giorni di segregazione nelle roulotte nelle quali venivano tenute a pane d'acqua. È cominciato oggi presso il Tribunale di Prato il processo in rito immediato contro la 32enne pratese accusata di aver avuto rapporti sessuali con un minorenne, oggi 15enne, da cui ha avuto un figlio la scorsa estate. A processo anche il marito della donna accusato di aver alterato il proprio stato civile, dichiarando di essere lui il padre del bambino. Per gli approfondimenti vi rinviamo al TG Prato in onda tra poco su questo canale. Esplosione in una palazzina nel Livornese, in prognosi riservata a un 14enne e i suoi genitori. Vediamo. Tre persone, tra cui un 14enne, sono rimaste ustionate in seguito all'esplosione della loro abitazione a Bibbona, provincia di Livorno, in via Ederle, avvenuta ieri sera. Secondo i vigili del fuoco intervenuti da Livorno e dal distaccamento di Cecina, la causa della deflagrazione può essere stata una fuga di gas. L'esplosione ha interessato un appartamento al primo piano di un edificio di due, provocando il collasso della copertura dell'immobile. All'interno dell'appartamento, oltre al ragazzo, si trovavano un 41enne e una donna di 40 anni. I due adulti sono stati portati al centro grandi ustionati dell'ospedale di Pisa. Il ragazzo è in rianimazione al pediatrico Mayer di Firenze. Le loro condizioni sarebbero gravi. Sono ricoverati in prognosi riservata. Due ambulatori medici abusivi dove sono state anche riscontrate precarie condizioni igienico-sanitarie sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza a Campi Bisenzio e a Sesto Fiorentino in provincia di Firenze. Denunciati per esercizio abusivo della professione medica due uomini di origine cinese. Le fiamme gialle hanno anche posto sotto sequestro medicinali ed altri dispositivi medici per un valore complessivo di 73.000 euro, la maggior parte dei quali erano stoccati in un furgone usato come magazzino. Voltiamo pagina, sempre cronaca, in casa aveva un arsenale composto da armi da caccia e munizioni, fai da te, denunciato un uomo ad Empoli, vediamo.
16 fucili, 18 kg di polvere da sparo, 10.000 cartucce di vari calibri, 90 kg di piombo per munizione spezzata e attrezzature e strumenti per la fabbricazione di munizionamento. Un signore di 64 anni di Empoli è stato individuato e denunciato dai carabinieri forestali. Un vero e proprio arsenale gli avete trovato in casa? Assolutamente sì, è stata una scoperta sconcertante vedere come all'interno di un'abitazione potessero essere detenuti tante munizioni e tanti strumenti per la fabbricazione delle munizioni in casa. È un vero e proprio arsenale. I quantitativi che abbiamo ritrovato sono fuori da qualsiasi limite di legge, anche poco giustificabili per un cacciatore. Un cacciatore che però non aveva il porto d'armi, gli era stato rifiutato il rinnovo più volte, anche se i fucili erano regolarmente detenuti. Sì, i fucili erano regolarmente detenuti, ma il soggetto era appunto privo di porto d'armi in quanto non gli era stato rinnovato, e quindi rimane ancora più sconcertante il fatto che detenesse un quantitativo tanto abnorme sia di polvere da sparo che di piombo, ma anche di munizioni, perché non potendo andare a caccia perché non aveva il porto d'armi, ci risulta abbastanza incomprensibile capire come le utilizzasse. Munizione che lui stesso si fabbricava. Le indagini vanno avanti in che direzione, anche per capire se c'era una vendita a terzi di fucili e munizioni? Ma allora, il quantitativo di munizioni è ingente, tale da pensare che ci fosse anche una cessione a terzi, e per questo appunto le indagini stanno andando nella direzione di capire se ci fosse una sorta di commercio di queste munizioni e come il soggetto si sia procurato tanta polvere da sparo e tanti strumenti per la fabbricazione delle armi, essendo appunto privo di porto d'armi. Pestaggio in carcere a San Gimignano, 15 agenti indagati per tortura, 4 sospesi, è stata anche aperta un'inchiesta interna, vediamo. Accusati di minaccia aggravata, lesioni aggravate, falso ideologico commesso da un pubblico ufficiale, fino ad arrivare addirittura alla tortura. Con quest'ultimo reato, introdotto da 2 anni nell'ordinamento italiano, sono ancora in corso le indagini della Procura di Siena, portate avanti dal sostituto procuratore Valentina Magnini, che ha iscritto nel registro degli indagati 15 agenti di polizia del penitenziario di Ranza a San Gimignano. Altri 4 poliziotti, invece, sono stati sospesi dal DAP, cioè dal Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, riprendendo l'ordinanza del GIP Alessandro Buccino Grimaldi per l'accusa di tortura. Inizialmente, per i 4 erano stati chiesti gli arresti domiciliari. Tra l'altro, è la prima volta che questo reato è contestato dai pubblici ufficiali, con una pena che va dai 5 ai 12 anni. Dobbiamo tornare all'11 ottobre di un anno fa, quando, stando alle denunce di 5 detenuti, un tunisino di 31 anni sarebbe stato preso a calci e pugni durante il trasferimento da una cella all'altra. Il fatto sarebbe avvenuto per il corridoio del reparto di isolamento, con il 31enne che pensava di dover andare a farsi la doccia. Era in ciabatte, aveva con sé un asciugamano. In 15 si sarebbero presentati per prenderlo e lo avrebbero malmenato ed insultato. Alcuni detenuti raccontano che il ragazzo tunisino gridava di dolore sempre più forte ed anche che lo picchiavano con pugni e calci mentre lui era per terra con i pantaloni abbassati. La denuncia non è partita dal detenuto tunisino ma da altri carcerati. Anzi, il 31enne rifiuterà di farsi visitare dai medici, forse per timore di ripercussioni. Oggi la Repubblica ha pubblicato alcune intercettazioni. Perdere una giornata lavorativa, dice l'assistente capo ad un collega, anche lui indagato, prima di recarsi al DAP di Firenze, per andare eventualmente a giustificare l'operato delle persone, per uno che bisognerebbe pigliare la tanica di benzina, buttargliela addosso e dargli fuoco. Stadio di Firenze per il sindaco Nardella, farlo nell'area Mercafir è possibile, ci vogliono 4 anni e mezzo, dice però il restyling del Franchi rimane l'obiettivo, vediamo. Sindaco, dove troverebbe il Comune di Firenze i soldi per il restyling del Franchi e come accelerare le procedure di spostamento della Mercafir? Ho già detto che per noi il restyling rimane comunque un obiettivo, quindi che lo faccia la Fiorentina oppure lo faccia il Comune, comunque quello stadio è uno stadio che deve continuare ad avere una vita e deve essere opportunamente protetto. Le risorse le troveremo, le possiamo trovare con un project financing, le possiamo trovare con un mutuo, ci sono tanti diversi strumenti per trovare le risorse. Nel caso in cui lo dovesse fare il Comune, ho già detto che noi punteremo a riportare il Franchi alla sua origine di stadio di atletica, perché Nervi lo aveva costruito come uno stadio di atletica.
atletica, cosa che ci può anche servire per candidarci a competizioni sportive internazionali, sia europee che mondiali, sia europee di atletica ad esempio, sia anche le Olimpiadi del 2032. E come accelerare le procedure per lo spostamento della Mercafir? Ho già detto in modo molto chiaro, lo potrò dire anche pubblicamente, che noi possiamo tranquillamente fare il nuovo stadio nell'ambito di 4 anni e mezzo. È un tempo record, sono pronto a firmarlo, a sottoscriverlo con il progetto di mantenere la Mercafir dove è, semplicemente demolendo i capannoni e concentrando le attività a nord, così da liberare l'aria. Aggiungo che noi abbiamo già fatto la variante urbanistica, non c'è nessun'altra area nell'area metropolitana che abbia dove sia già stata fatta una variante urbanistica per insediare lì lo stadio. ANCI Toscana, Biffoni rieletto presidente per il 2019-2024, nuovo mandato per il sindaco di Prato, era il candidato unitario. Vediamo. Completare la riforma del Rio, quella che tra le altre cose introdusse le 9 città metropolitane. È la richiesta che viene sia da Antonio De Caro, presidente nazionale dell'Associazione dei Comuni, che dai sindaci locali. A partire dal presidente regionale Matteo Biffoni, riconfermato in assemblea alla guida di ANCI Toscana. Biffoni chiede di rivedere i poteri dei sindaci. Noi tutti i giorni ci sobbarchiamo in un contesto politico difficile, aspettative, ansie, proposte, paure, necessità di chi quotidianamente incontriamo. Utilizziamo, ecco, dateci quelle responsabilità che noi chiediamo da tempo, consapevoli del fatto che possiamo dare risposte alle nostre comunità se ne abbiamo i poteri, la burocrazia, le risorse, la necessità di avere tempi di reazione rapida. È questa la sfida che noi abbiamo davanti. Portiamo in fondo la Del Rio, implementiamola, rivediamo i poteri dei sindaci. Dario Nardella, sindaco di Firenze, dal governo si aspetta anche altro. Sbloccare il finanziamento del piano periferie, perché ancora le risorse non sono state trasferite ai comuni interessati. Rilanciare sul piano periferie, facendo di questo l'ossatura di un progetto di riqualificazione. Accanto a questo mettere al centro delle politiche nazionali l'agenda urbana che prevede attenzione massima ai temi dell'ambiente e infine le infrastrutture per il trasporto, trasporto nazionale e trasporto locale. La Toscana politica non è più monocolore ormai, la Toscana dei sindaci, lei però oggi è comunque l'unico candidato e il nuovo presidente di ANCI Toscana, qual è il significato politico di questo? Che i sindaci sono sindaci, che i problemi dei sindaci di centrodestra, di centrosinistra, civici, del Movimento 5 Stelle sono esattamente gli stessi quando parli di trasporto, di buche nella strada, di personale, di ambiente, di cultura. Ci troviamo molto spesso su questioni che sono terribilmente concrete e questa concretezza ovviamente, diciamo, poi alla fine ci fa stare molto spesso sulle punti e sulle questioni in maniera concorde. Serena Dandini commenta la proposta del consigliere regionale della Lega sulle donne in vetrina per incrementare il turismo. Vediamo. Ma è meraviglioso come lo dite adesso, ci facevo 12 sketch subito. Donne in vetrina. Per aumentare il turismo. Voglio conoscere questo signore. E che dice l'assessore al turismo, la nostra vice sindaca? Mi sembra un'idea, sai cos'è anche? Un'idea molto nuova, quasi diciamo dal medioevo, che non fanno altro che mettere donne in vetrina. Anche noi ci mettiamo in vetrina, guardi. Eccoci qua, siamo tutte in vetrina però anche con questo, perché incredibilmente... c'è anche il cervello da mettere in vetrina, lo mettiamo in vetrina anche quello, no? Lo voglio conoscere però, interessante, è un dibattito, meglio di no, meglio di no, mi dicono meglio di no. Anche perché è stato sospeso dalla Lega. Ah, addirittura è sospeso dalla Lega, troppo avanti era per... È stato anche appunto Matteo Salvini a indicare al Consiglio... insomma alla Lega della regione appunto di sospenderlo. Era troppo anche per Salvini, poi anche che si chiamava Salvini anche lui, forse era quello che gli dava fastidio. L'ego veniva un po' oscurato, dai. Ma cosa volete commentare? È un'idea retrograda, ridicola, fuori contesto, ha fatto il paragone con Amsterdam, un altro mondo, insomma è una cosa che denota prima che il maschilismo, una profonda ignoranza. E agli Uffizi, cambiamo argomento, si festeggiano i 200 anni del consolato americano tra arte e scambi culturali. Rachele Campi.
si festeggiano i 200 anni del Consolato Generale Americano a Firenze all'Auditorium Vasari degli Uffizi. Un rapporto che oltre a politica e diplomazia non ha mai tralasciato l'arte e la cultura che si intrecciano creando una sinergia per esempio tra i protagonisti del romanticismo americano nelle esposizioni dell'Accademia di Belle Arti di Firenze, nelle arti decorative, nelle case, nei palazzi o negli alberghi. Lo scambio artistico e la presenza degli artisti americani è un tema che risale dall'inizio e prima della nostra presenza ufficiale qui e continua ad essere un punto di forza direi, tra i nostri paesi. Gli artisti americani che volevano venire a Firenze per studiare all'Accademia, per venire agli Uffizi, si vede fino ad ora un flusso enorme degli americani che vogliono venire a vedere il patrimonio artistico di qui a Firenze. In ogni momento abbiamo sempre opere d'arte in mostre in America, così come abbiamo dei prestiti molto generosi dagli Stati Uniti. In questo fine settimana tanti direttori di musei americani, curatori, erano qui a Firenze sia per la Biennale Internazionale d'Antiquariato, sia anche per vedere la mostra, una mostra di particolare interesse per i gusti e interessi americani e internazionali, quelle dedicate ai bronzi, che è una mostra dove abbiamo anche esposto svariate opere da musei americani fino al Getty e al museo di County Museum di Los Angeles. Torniamo sulla notizia del pestaggio nel carcere di San Gimignano, notizia che vi abbiamo dato poco fa perché c'è l'intervento del garante dei detenuti che dice il carcere di San Gimignano è stato un carcere abbandonato dove all'epoca del presunto caso di pestaggio ai danni di un detenuto avvenuto tra il 9 ed il 12 ottobre del 2018 da parte di 15 agenti della polizia penitenziaria, tutti indagati per il reato di tortura, non c'era un direttore né un comandante della polizia penitenziaria ed ancora adesso è il direttore di Arezzo che se ne occupa. A denunciarlo è appunto il garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, Mauro Palma, spiegando che si tratta di un carcere non facile dove attualmente ci sono 358 detenuti su 235 posti disponibili con un sovraffollamento del 134%. E chiudiamo con la musica. Successo a Pistoia per il primo concerto della rassegna Serravalle Jazz in Chiesa. Gli altri appuntamenti si svolgeranno in chiese di Pistoia e della provincia di Prato. Vediamo. Dopo il grande successo riscosso dalla trasferta sulla montagna pistoiese, nonché dall'edizione 2019 del festival, che come da tradizione si è tenuta alla Rocca di Castruccio a Serravalle Pistoiese, Serravalle Jazz ha iniziato più che bene la rassegna Serravalle Jazz in Chiesa, che proseguirà fino alla fine di ottobre in vari edifici di culto di Pistoia e della provincia di Prato. La manifestazione, promossa da Associazione Teatrale Pistoiese con la direzione artistica di Maurizio Tu, il sostegno della Fondazione Caripit e il Comune di Serravalle, ha avuto il suo debutto domenica 22 settembre nella chiesa di San Giovanni Evangelista a Val di Bure, nel Comune di Pistoia. Protagonisti lo spiritual e il gospel della cantante Sherita Duran e del pianista Luca Luglio. Un concerto, quello di Val di Bure, che ha entusiasmato il numeroso pubblico presente in chiesa, che ha ringraziato gli interpreti con lunghi e calorosi applausi. Tra le particolarità di Serravalle Jazz in Chiesa c'è la scelta come location di luoghi di culto che, oltre a essere adatti a ospitare concerti, custodiscano opere d'arte importanti ma non sempre conosciute oppure rappresentino di per sé degli unicum assoluti, come nel caso della Pieve di Val di Bure. Per questo ogni pomeriggio musicale sarà aperto, come è avvenuto appunto a Val di Bure, dalla breve introduzione critica di un qualificato storico dell'arte che illustri l'importanza delle opere e delle pievi visitate. Era l'ultima notizia, grazie per essere stati con noi, buon proseguimento di serata con i programmi di Toscana TV.